Ci siamo, andiamo verso Rimini. Si lascia Falciano. Non posso scrivere San Marino, vero? È Falciano questo. Per scrivere San Marino. Ok. Ah, ultima giornata qui in Romagna. Vamos. Ciao ciao casettina di Jacopo. A giornata non siamo messi così male, dai. Poteva andare peggio. Oggi, amici miei, cosa si andrà a fare? Andrà a mangiare la piada migliore di Rimini. Che sarebbe? Dalla Lella. La Lella. Come mai è stata letta? C'è qualcosa in particolare, storica? È buona. Ok, solo buona. Ok. E non so se è ancora aperto, ma ha aperto a New York. Come antico vinaio della Romagna. Super curioso, anche perché adoro le piade e i cassoni, i cascioni, come volete chiamarli. Poi la cosa divertente è che siamo qui in Romagna da 2 giorni e ancora non ci siamo mangiati neanche una piada ripiena. Abbiamo girato il primo giorno del food tour e non c'è nessuna piada, che è veramente inusuale, però fidatevi che i cibi che ci siamo mangiati sono spettacolari. Delle chicchettine che non si ritrovano facilmente nel food tour in Romagna, questo grazie al nostro Virgilio che ci ha accompagnati. Benvenuti nella ridente città di Rimini. E lì c'è la famosa piadineria dalla Lella. Un'istituzione qui a Rimini e un po' in tutta la Romagna in realtà. La cosa molto divertente in tutto questo è che ci mangeremo una piada e un cassone esattamente alle 10:10 di mattina. Colazione bella sostanziosa, tipica romagnola, mi piace. Piada inzuppata nel cappuccino, no scherzo, non lo farò, non lo farò. Morbidelli sulla Yamaha che arriva. Grande? Mi piace, questo posticino. Bello rustico. Dai, direi che siamo nel posto giusto per mangiare la piada migliore di Rimini. Abbiamo deciso di prendere una piada bella carica e un cassone bello lurido. Una piada con salsiccia e gratinati. E un cassone con salsiccia, patate e mozzarella. 2 belle sberle per la colazione, così ti svegli bene. Ti chiamo per la piada. Appena nato, cassone. Ce l'ha appena fatto? Sì. Voilà. Caldo caldo ancora. De si gode. Io conosco la piada e il cassone, però non so la differenza. L'impasto è sostanzialmente lo stesso, però viene stesa la piada, si dà una scottata da una parte, perché chiaramente dopo l'interno non può essere crudo. Però si mette ripieno dentro questa piada, si piega e viene chiusa. Qui non l'hanno chiusa con la forchetta come fanno le nonne, insomma, che dai. E viene una piada ripiena che ti permette di, dai, di racchiudere il gusto, di quello lo spezzeremo. Mi ispira di brutto. Il cassone lo mangio più raramente la piada, se devo dire la verità mi ispira di brutto. Però è più comodo, è molto più comodo, perché arrivi la sera, mercoledì sera di solito, stanco, non ne voglio cucinare, non vuoi neanche farti la piada, hai il cassone nel frigo, li butti sul testo e hai fatto la cena. Ah, qui sono già chiusi e li cuoci? Certo. Ah, fighissimo. Andiamo allo spacco del cassone. Cassone bello fumante con salsiccia, patate e mozzarella. Andiamo al taste test. Guardate qui tutto ripieno che esce. Buon appetito a tutti. Alle 10 di mattina. Sono anestetizzato la bocca con il caldo, aspettate. Mi piace di brutto perché all'esterno si crea questa crosticina croccantissima, che è una leggerissima sfoglia, e invece l'interno del cassone è inumidito, quindi è morbido. Mi piace di brutto il crunch quando mordi. Taste test dell'esperto anche. Qua lì tutta mozzarella che fila. Oh. Oh. Pionta. Bolle. Ah. Mozzarella mi va nell'esofago e mi rimane al dente. Che si dice? Non mi dice. Quando cala il silenzio significa che... Oh, di fronte a questi cibi tipici, questi posticini tradizionali del posto, mi piace sempre chiedere ai locali quali ricordi avete legato questi posti alla piada di Alella. Nessuno. Io qui non c'ho mai stato. Vado nell'altra Alella. La piada ti accompagna quando sei triste, quando... È vero, la piada ti accompagna quando sei triste soprattutto. Poi ti ricorda la nonna. Va a pranzo, mangio tortellini quando sono triste, la sera mangio la piada. Pranzi, pasti veloci con gli amici, con lo scooter nel sottosella, col caldo che si tiene, la piada calda.
Voglio tornare bambino, voglio tornare. Edo, dici i tuoi pensieri. Allora, buono, buonissimo, favoloso. Me l'aspettavo diverso, ecco. Mi aspettavo sapori più pungenti. La salsiccia me l'aspettavo molto più presente, ecco. Nella piada metti le salsicce, quelle spaccate. Qui metti l'impasto di salsiccia. Anch'io me l'aspettavo leggermente differente. Mi aspettavo che il ripieno e la piada fossero quasi una cosa unica, tutto bello compatto. Però mi diceva Jacopo che dipende da posto a posto. Dipende dai posti, banalmente. Quindi i concetti di base sono quelli. Poi è bello che ognuno sia anche abbia una certa libertà, non sia una tradizione troppo fissa su dei canoni. Esatto. Una libertà per goderci. Giusto. Questo è il cassone, però adesso si va con la piada che è bella carica. Il cassone approvato. Abbiamo ripulito il tavolo per fare spazio al cibo degli dèi. Palline. La piada. E si dà il caso che Jacopo, nonostante sia sammarinese, abbia fatto un video dedicato alla ricetta originale della piada. Io sono italo-sammarinese, intanto. Comunque sì, ho fatto video con mia nonna, in collaborazione con mia nonna, dove abbiamo fatto la piada, insomma, c'è su YouTube. Quindi qual è la ricetta originale della piada? La ricetta originale è molto molto semplice. Farina, acqua, sale e strutto. Se volete vedere il video di Jacopo featuring la nonna, andate nel suo canale in descrizione, ovviamente. Un sacco di cose utili ci sono sul canale di Yak. Per chi avesse ancora dubbi, dalla Lella ha 4,6 stelle e 2345 recensioni, quindi mica robetta. Arrivata la regina, piada con gratè e salsiccia, bella carica. Piada con una forma irregolare che ci dà proprio il senso di casereccio. Bella colorata come piada, trasuda unto. Piada con verdure in gratè, quindi pomodoro, zucchina, melanzana e cipolline e salsiccia. Ci saranno anche c'è anche peperone, ovviamente. Come già sapete, la combinazione melanzana e peperone per me mi fa impazzire. Poi se dentro ci metti anche le salsicce. Proprio sapori rustici. Ci sono le verdure cotte che si sciolgono in bocca insieme alla salsiccia e la piada. Tutti i gusti si vanno ad amalgamare e a mescolare. La piada trasuda strutto. Ci sta di brutto. La piada però è un po' secca. Fanculo. La piada si sta distruggendo così perché non è più calda. Che indovinate? Dovevo fare la foto di copertina. È stato uno strazio questa copertina. I sapori sono buoni, quello non c'è da dire niente. La piadina non c'è più. Non c'è più. Però si mischiano veramente tanto bene in bocca. Peperone, pomodori e cipolla in gratè hanno quella dolcezza che viene perfetta con la salsiccia. Ragazzi, la piada con la salsiccia, signore, piada con la salsiccia, Perciò, visto che non siamo riusciti a mangiare la piada calda, se ne prende un'altra. Si va per la classica che ha ricevuto il primo premio su Food Advisor. Quindi ci sta, ci sta. Per farmi perdonare. Grazie. Voilà. Eccola qui, la numero uno. Prosciutto di Parma, squacquerone e rucola. Esce un odore di prosciutto da questa piada che è la fine del mondo. Una bella boccata di piada di pieno mi sono fatto. La combinazione di prosciutto, rucola, squacquerone e la piada è Riviera. Sfoglia esterna della piadina, croccantina. Il classico non delude mai. Allora, la cosa che ho notato è che, a differenza delle piade che ero abituato a mangiare in Toscana, qui la piada è croccante all'esterno e soffice all'interno. Ci sta questo contrasto fra l'interno e l'esterno. Si sente la differenza fra quelle fake e quelle originali. Cioè, a me quando sono una roba del genere pensavo, Dio, boh, però si può. Qual è il tuo rapporto con le piadine, Edo? Ah, io sono un piadinaro universitario, nel senso che quando ero nel mio appartamento all'università facevo solo piadine, in ogni forma, ogni genere, senza distinzioni. Pasta e piadina, bambini e piadina. Le piadine sono un po' come il kebab, tutti ci sono legati almeno un ricordo, per forza. Perciò anche voi ditemi quale ricordo avete legato alla piada, qual è il vostro rapporto con la piada. Voglio tirare un morso qui nella piega. Ho avuto una botta di squacquerone in bocca, che spettacolo. Un'armatura di piadina. Squacquerone micidiale. C'è lo squacquerone che amalgama il tutto da quel tocco di freschezza che è la fine del mondo. Dai, direi che in questi tre giorni abbiamo recuperato a piade. Ok, food tour terminato e in questa mattina nel giro di 2 ore ci siamo mangiati una cosa come 5 robe fra piade e cassoni. È grassa se oggi non mi trasformo in una piadina. Adesso si smaltisce con una bella passeggiata sul lungomare di Rimini. Degli esseri viventi nei bagnetti adesso mi fanno sentire proprio l'arrivo della stagione estiva. E tra l'altro oggi 20 marzo è l'ultimo giorno d'inverno. Amici miei, ce l'abbiamo fatta. Ok, questo è un daily? Sì, domani. Perché visto il daily scorso, è stato estrapolato dal contesto, quindi io non mi riferivo ai drogati di San Paterniano con accezione negativa, ovviamente, era
era estrapolato dal contesto, quindi mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno e niente, comunque massimo rispetto per tutti. Come definire sex education i ragazzini che fanno sesso? E no, Babbo Natale, i sassi, le luci. Ragazzuoli, anche come a Cortina siamo arrivati alla fine di questo viaggettino con il nostro carissimo Yak. Spero che come al solito sia stato... È stato un piacere, è stato molto divertente, impegnativo. Non fate futur con Francesco. Voi che commentate, voglio fare futur con Francesco. Non fatelo, fidatevi di me. Lo giuro. Quindi, Yak, grazie mille di tutto. Oh, grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Volentieri. Ciao, Yak. Ciao, Yak, è stato un piacere. Ciao. Nel primo degli vlog vi avevo detto che avremmo visitato Rimini, però così non è stato. Infatti, adesso dobbiamo riprendere il treno e scappare per tornare a Casina. Però, prima di andare via da Rimini, ci tenevo a passare almeno a vedere il tempio malatestiano. Con questa fantastica facciata incompiuta di Leon Battista Alberti. Lì ci sarebbe dovuto essere un mega arco con una trifora in mezzo, però non è stato concluso. A tratti questa incompiutezza mi ricorda le rovine romane delle incisioni di Piranesi, non so se io avete presente. Mi piacerebbe dirvi il motivo per il quale è incompiuto, però non me lo ricordo e non lo trovo a nessuna parte su internet, e è un po' triste questa cosa, sì. Perciò se qualcuno sa il motivo per il quale è incompiuto, me lo dica per favore, perché sono curioso. Non vorrei dire una cavolata, ma penso perché Sigismondo Malatesta, ovvero il signore di Rimini, non aveva un bel rapporto con il Papa e poi è stato anche scomunicato, quindi... Non lo so ragazzi, io ho degli sprazzi di ricordi. Quindi con questa visita super rapida al Tempio Malatestiano, il nostro viaggio qui in Romagna è ufficialmente terminato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo resistito. Come andava il futuro? Più rilassante del solito, ero abituato a peggio. Interessante. Torneremo. Interessante. No.